Buongiorno Giusti, oggi è una giornata bellissima, c'è il sole, ci sono circa 12 gradi, mi sono anche vestita troppo, decisamente. Un video breve per qualche consiglio, piccolo piccolo. Consiglio numero 1: se fuori c'è il sole ed è una bella giornata e avete del tempo libero, uscite a camminare, mettetevi un paio di scarpe e fatelo, semplicemente fatelo, perché è più formativo di quello che potreste mai pensare. Secondo consiglio che vi posso dare: serve spendere tanti soldi per andare a camminare? No, non serve. Non importa che voi abbiate la felpa più figa dell'universo, se siete dei neofiti poi più praticherete, più vi renderete conto che magari l'attrezzatura, anche se un po' più costosa, ne vale la pena, perché dal punto di vista pratico magari vi è più utile. Ma se state iniziando, vi state approcciando a questa pratica, tutto ciò che già avete andrà benissimo. Basta che usciate a camminare. Ma in generale l'unica cosa su cui vi consiglio di non risparmiare sono le scarpe e i calzini. Andate in negozio, provatene tante, chiedete consigli, eccetera eccetera, e prendete un paio di scarpe buone, perché sono le più importanti alleate che avete nel momento in cui andate a camminare. Altro consiglio che posso darvi è: non abbiate paura della vostra testa, specialmente se vi affaccerete a trekking lunghi. La vostra testa vi dirà di tutto e di più: che non ce la fate, che avrete dolori, che starete male, che il dislivello è troppo. Innanzitutto, nessuno vi obbliga ad arrivare alla fine, anzi, quello è il vostro punto di arrivo, è la vostra meta, chiaramente, ma non vuol dire assolutamente che ci dobbiate per forza arrivare. Se è troppo, se la fatica è troppa o se non ve la sentite, nessuno vi vieta di fermarvi prima, ok? L'importante è che voi partiate, la vostra determinazione, che siate coerenti con voi stessi. Quindi l'obiettivo è uno, quello di arrivare in fondo. Se non ci arrivate, nessuno se la prenderà con voi, a parte voi stessi, ma dovete anche imparare ad accettare questa cosa, perché magari non è il momento giusto, perché magari non siete pronti, perché magari capitano semplicemente delle interferenze che non si potevano prevedere. Quindi la vostra testa è il vostro più grande nemico e i vostri piedi sono i vostri più grandi alleati. Secondo me camminare è una delle cose più belle del mondo, perché fai sport, ti conosci e stai fuori. Tre cose veramente stupende che le puoi trovare tutte quante facendo una cosa semplice che fai fin da sempre. Ed ora vediamo dei consigli pratici se volete avvicinarvi a questa pratica e avete la necessità, cioè mettiamo proprio il caso che non abbiate niente a casa, niente, e abbiate la necessità di comprarvi un pochino di attrezzatura, giusto per essere preparati e non proprio completamente impreparati. Avete un budget limitato, va bene, si può fare tutto, ce la facciamo. Allora, andate da Decathlon, vi comprate un paio di pantaloni Trek 500 Forklatz, questi. Hanno 1000 tasche e la zip per dividerli, quindi con 40 euro avete un paio di pantaloni lunghi e un paio di pantaloni corti e siete a posto. Poi, sempre da Decathlon, vi comprate una maglietta in lana merino da 35 euro, leggera, comoda, traspirante, potete andare a camminare una settimana e non puzzerete come caproni. Non c'è problema, beh, non puzzerete come caproni forse i primi tre giorni, poi dal quarto al quinto indiscutibile. Vi dico di più: le magliette in lana merino, nel momento in cui ce le avete addosso, le sudate, non puzzano. Quando arrivate nel bed and breakfast, magari se state facendo un cammino, quando la sera arrivate al bed and breakfast e le lavate nel lavandino, le mettete ad asciugare, sanno di lettiera di gatto, è terribile, ma il giorno dopo quando sono asciutte sparisce questa cosa. Poi vi comprate un paio di bastoncini da trekking, quelli del Decathlon vanno benissimo, 10 euro l'uno, e con altri 20 euro avete sistemato il comparto pantaloni, maglia e bastoncini. Successivamente prendete una felpa qualsiasi con la zip e il cappuccio dal vostro armadio, non serve comprarne una apposita. Se proprio avete la necessità, compratevi un pile se magari avete paura di avere freddo, ma non vi servirà niente d'estate. Se non ce l'avete già a casa, compratevi uno zaino, 22 litri, 25 litri,
dipende dalle vostre esigenze, ma se dovete iniziare un 20 litri probabilmente vi andrà più che bene. Con 25 euro avete una cosa buona, anche perché con 80 euro da Decathlon comprate praticamente il top. A questo punto avete anche lo zaino, ora magari non da Decathlon, però i negozi un pochino più professionali, diciamo così, un po' più giusti, prendete un bel paio di calzini, che potrebbero essere quelli della Win, che potrebbero essere quelli della X Bionic. Insomma, vedete voi, un bel calzino con le fasce elastiche all'interno che sostengono il piede, la caviglia, che hanno punta e talloni rinforzati. Anche lì parliamo di 15-20 euro. E poi per concludere comprate un bel paio di scarpe. Prendete un bel paio di scarpe, le provate tanto tanto lì in negozio, fate su e giù per le varie prove che hanno loro di legno, sassi, salita, discesa. Compratele sempre un mezzo numero più grande, mi raccomando, se no in discesa vi faranno dannare. Per le scarpe non vi do un budget, perché lì non esiste un budget, ve la dovete vedere voi. Io mi trovo molto molto bene con le Akira della La Sportiva, sono scarpe da 170 euro, però cioè impagabili, veramente impagabili. Quelle lì sono ottime. E niente ragazzi, dopodiché tutti belli attrezzati, vi mettete un panino nello zaino, un litro e mezzo di acqua, dipende da che cosa dovete fare. Scegliete la meta e andate. Mi raccomando, informatevi bene sul tragitto da fare, sul percorso, sul numero di sentiero K da seguire. Cercate di non tralasciare niente, guardate bene le previsioni meteo. Se magari conoscete la zona, ancora meglio. Non andate da soli, specialmente se andate in montagna, specialmente se siete neofiti, e divertitevi, godetevela nel bene e nel male, ma godetevela. Mi raccomando, passate una buona giornata, divertitevi e alla prossima! Questo video è stato realizzato in collaborazione con Shane. Doveva fare la pipì proprio adesso.